Detto 41. Numero 41. Perché ne abbiamo fatte tante. Prima erano 18, poi ne abbiamo fatte altre 11. Poi so così, insomma, questa, adesso del ciclo girovagante è la quarta. Andiamo avanti, vedi? E stavolta anche con più forza, perché appunto dicevo che c'è un regista, un capitano vero, non come questo che ci guida, perché se facciamo il conto, la maggior parte delle puntate c'era sempre qualcuno là seduto, che magari tagliavamo sempre perché non c'era mai il tempo, però diceva poche parole incisive e dava la sintesi di tutto e dava un senso a questo nostro attraversare lo specchio. Quanto è stato importante. Andremo comunque avanti. Andremo comunque perché questo studio è vivo, esatto. È pieno, insomma. Dove siamo andati questa volta? Noi andiamo. Facciamo finta che ci siamo andati adesso, perché ti ricordi l'altra volta che è successo? C'era stato un problema. Che no, me l'ho scordato sulla pennetta quel video. Non si dice. Ah, non lo devo dire. Così facciamo finta chi non ci ha visto che non lo sappia. Facciamo finta che non lo sappia. Che ci siamo andati proprio l'altro ieri. Stamattina siamo stati a Nepi. C'era solo l'acqua, invece è bellissimo. Ma lo vedremo. Lo vedremo la prossima settimana. E poi siamo stati. Domani mattina c'è un gruppetto che manipolo di eroi, ma all'alba andrà a Sonnino. E vedremo anche quello. E poi dobbiamo andare in settimana anche a Fiamignano, così li stiamo dicendo tutti. Insomma, è un viaggio che non finisce, una stanchezza, sta trasmissione non ci vuole mezzo ai piedi. Perché insomma uno arriva stanco morto. Cosa vedremo stasera? Serrone finalmente! Partiamo con questo video, vediamo un pochetto Serrone. Vai, primo paese del Lazio che stiamo facendo. Oggi andiamo a Serrone, il paese del vino. Aria buona, cibo preparato come una volta, vino a volontà. Che è un tipo di pasta fatta con acqua e farina, tagliata tipo della pappardella. Il condimento classico di una volta era il sugo di castrato, anche adesso, ma in questo periodo praticamente facciamo pomodoro e basilico o anche con le verdure. Oltre a questi due prodotti, qui nel nostro territorio ci sono anche altri prodotti, diciamo abbiamo l'agnello locale, abbiamo la bacchia, facciamo le fettuccine. Questo invece è il vanto del nostro territorio, praticamente, che è il cesanese. È stata la prima di OGG del Lazio, è il cesanese del Piglio. C'è chi li vede dei confinati o degli emarginati, ai limiti di una loro pazzia, e c'è anche chi ne è affascinato dal modo originale ricercato, e invidia un po' anche la categoria che può permettersi le stravaganze. Ah, ma questi artisti che non hanno un soldo in tasca per mangiar, poveri artisti che regalano dei sogni da ballar. Seguire l'arte vuol dire un po' votarsi ad una musa, e se la testa poi si fa confusa, ricorda che sei artista,
le idee le metti tutte in un vagone. E con fatica. La nostra azienda produce soltanto i due vini della zona, i due vitigni autoctoni che sono Cesanese per il rosso e Passerina per il bianco. La nostra azienda è formata da mio padre, mia madre e io e mie sorelle, quindi lavoriamo tutti nella stessa azienda qui appunto a Serrone. Il nostro lavoro è un lavoro continuo, quindi dedichiamo tutti i giorni al nostro lavoro e alla nostra terra. Quello che ci preme di più è appunto che il vino, ormai conosciuto anche oltre, diciamo, i confini nazionali. Ricordiamo che noi esportiamo oltre nel nord Europa, in Giappone e negli Stati Uniti. Un paese che dal basso si innalza verso l'alto. Un paese che dal basso si innalza verso l'alto. Che dal basso si innalza verso l'alto. Le antiche strade, il borgo. Le antiche strade, il borgo. I sapori di una volta, profumi che ci riportino all'infanzia.